Ciao, buongiorno. Allora, facciamo un piccolo resoconto di quello che abbiamo visto questa mattina insieme per darci appuntamento a martedì prossimo per parlare ancora di vinili e di musica, soprattutto del rock dagli anni 65 agli anni 75. In realtà avevo preso dei vinili, ma non li ho passati perché poi mi sono accorta che non c'entravano molto con gli anni 65-75, se non aver messo questo degli U, visto che gli U sono stati il primo gruppo a incidere un vinile proprio nel 65, anche se questo del 78, scusate, quindi era già un po' fuori. Al di là dell'influenza del raffreddore e della tosse, insomma, abbiamo chiacchierato, abbiamo ascoltato Eric Clapton con Lyle, abbiamo ascoltato i Jefferson Starship, abbiamo ascoltato che abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato anche i Dire Straits. Abbiamo ascoltato la PFM, quindi abbiamo parlato di prog italiano. Quello che ci è piaciuto è un po' raccontare la storia, anche il contesto storico. Quindi nel 65 era mancato Malcolm X e anche Winston Churchill. Abbiamo parlato dei Beatles, abbiamo parlato dei Rolling Stones, abbiamo ascoltato anche questi brani, insomma, li abbiamo un po' collocati in quello che è stato soprattutto gli anni 65, e abbiamo salutato chi in qualche modo ci aveva richiesto anche delle canzoni come Bizio, come Eugenio, dove io ho riscoperto i Flying Burrito Brothers, che non li conoscevo, e insomma abbiamo avuto modo anche di confrontarci. Quindi, se vi è piaciuta la cosa, oltre ai vinili, che la prossima volta cercherò quelli più giusti insomma, del periodo, vi do appuntamento martedì prossimo alle 9:30 per raccontare altra storia, altra musica. Che dire, statemi bene, fate i bravi se potete. Se avete voglia di fare un salto invece su Patreon, assieme alla nostra radio, potete partecipare anche al gioco dell'outfit per la mia diretta di venerdì mattina alle 9:30. Ciao, un bacio! Can you